Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima di iniziare rinnovo le magliette di Che Calcio. Primo step, primo max che troviamo in sovrappressione. Andiamo a vedere le magliette, le scegliamo. Ci sono anche le felpe, che è un po' l'estate, comunque un mese è finita. Ci sono le tute d'allenamento, ci sono le giacche, le cravatte, i cappellini. Le mascherine non servono più perché hanno tolto sto cazzo di finto Covid. C'è un po' di tutto, insomma. Indi per cui andiamo a fare il nostro gioco. Come al solito, 159 euro, vi regalano 3 magliette. 89 euro ve ne regalano due e con 59 euro ve ne regalano una. Indi per cui vedete voi che cazzo fare. E quante settimane che vi dico che dobbiamo prendere un attaccante che davanti non siamo all'altezza. Abbiamo costruito una squadra che secondo mio punto di vista veramente fino alla tre quarti è ottima. Davanti lì ci serve uno. Ragazzi, se non fai gol, avevo detto, ho fatto un video, avevo detto, dobbiamo prendere Icardi anche se mi sta sui coglioni. Sarebbe venuto volentieri anche per fargli uno sfregio all'Inter. Avevo detto nei video, vi ricordate, dobbiamo prendere Icardi. Tu non puoi far tutta sta stagione soltanto con Giroud, figli miei. Non possiamo fare una stagione soltanto con Giroud. Non la puoi fare. È automatico, cazzo, non la puoi fare, 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 non la puoi fare. È una cosa automatica, cazzo. Cioè, sto povero Cristo c'ha quasi 40 anni, poi non ha la classe che c'ha Ibrahimovic, è un uomo d'aria, ok? Cioè, capisco, Ibrahimovic a 37 anni era ancora un mostro, però ha smesso a 41. Ma cosa c'ha, 36 anni, 37 anni, Giroud? Non è Zlatan Ibrahimovic. Con tutto rispetto per lui che è un grandissimo milanista, anche lui per me sarà milanista per sempre, per l'amor di Dio. Ma qua bisogna correre ai ripari. Cioè tu non puoi andare a giocare contro il Trento, ok? È vero che nel secondo tempo ho giocato Camarda, che è un bambino ancora, fortissimo, diventerà fra l'altro. Cioè mi ha perso col Trento. Io sì, grazie. Tu non puoi andare, non puoi andare a perdere col Trento senza segnare neanche un gol. Ma stiamo passeando. E vai a vedere la formazione. Ho visto Be' Sportiello. C'era Florenzi. C'era Kier. Chi cazzo c'era ancora? C'era Pubega, c'era De Ligt. Cucuzè ha giocato un'ora ha giocato Cucuzè. C'era Colombo che dovrebbe essere per gerarchie se Origi rimane il terzo attaccante, perché poi bisogna vedere se Origi rimane. Cioè, bisogna vedere se Origi rimane. Grazie. Grazie, ma se Origi rimane, devo bere un succo perché vuole secca. Perché a parlare di questa di 30.01, ragazzi, il problema è che noi non abbiamo fatto neanche un gol col Trento. Io adesso la partita non l'ho vista, quindi non posso commentarla. Mi sono trovato la sorpresa stamattina. Ma cazzo, ragazzi, ora non hai vinto una partita. Cioè non è vinto un amichevole, va bene che sono amichevoli, poi magari in campionato facciamo sfracelli. Ma io mi ricordo che quando abbiamo vinto lo scudetto, già nelle amichevoli, già facevamo sfracelli. Cioè già noi facevamo già sfracelli quando abbiamo vinto le amichevoli. Quindi per cui ragazzi, ve lo chiedo per favore, prendiamo un attaccante.
Vi prego, prendiamo un attaccante. Se non prendiamo un attaccante, tutto il lavoro da 9 che abbiamo fatto fino adesso diventa un 7 senza un attaccante. Mi dispiace dirlo. Però se la cosa basilare che ci manca, che è quella che, ragazzi, se non fai gol, se non fai gol nel calcio non vinci. Se non fai gol nel calcio non vinci. È basilare la cosa. È basilare. Punto. Non è che c'è tanto da star qua, a tirarsela sua. Se non fai gol non vinci. Punto. È semplice la cosa. Non è che ci vuole un genio. Cioè, su azione, quanti gol abbiamo fatto? Ne abbiamo fatto uno in quante partite? Abbiamo fatto tutto bene, abbiamo fatto adesso sul mercato, abbiamo fatto tutto bene, manca soltanto la ciliegina. Cosa vogliamo mettere? Odoncor lo facciamo passare via. Odoncor lo facciamo passare per punta? Vogliamo provare questo esperimento? Odoncor non è una punta. Non è uno che sa difendere la palla, noi abbiamo bisogno di uno che sa difendere la palla. Prende, va giù in profondità. C'è mio fratello che è convinto che prendiamo Lukaku, ma Lukaku non arriverà mai al Milan, al massimo andrà nei Gobbi. È un infame, quindi vai dall'infame. Semplice. Non è che ci vuole.